Merito Porto Salvo, 4 novembre 2016, siamo all'interno dell'ex mercato di Melito. Questa è una serata dedicata al referendum, cosa cambia per i cittadini con la revisione costituzionale. Sentiamo l'ingegnere Giovanni Marino. Io penso che tutti i cittadini sanno o dovrebbero sapere cosa cambia. Ci sono stati mesi di pubblicità, di interviste, anche di polemiche su questo campo. Cambierà la Costituzione e secondo quello che c'è scritto cambierà in meglio la Costituzione, perché saranno resi più semplici i passaggi legislativi e tante altre cose ancora. Ci sarà un convegno, adesso ne parleranno approfonditamente su questo tema. Io però penso che è anche giusto inserire il concetto di dare la fiducia con il sì a questo governo. Non è solo sostenere una revisione della Costituzione, così come da sempre si era sentita la necessità. Il fatto che sia questo governo ad averla attuata, almeno da un punto di vista legislativo, bisogna dare un merito, e oltre questo bisogna dare il merito della continuità amministrativa e del programma amministrativo di questo governo, che con tutti i difetti che uno può immaginare, perché noi siamo sempre un popolo che parla sempre di difetti, c'è sempre qualcosa da recriminare, è un governo che ci sta dando stabilità, che ci sta dando credibilità e che ha finalmente conquistato un ruolo anche nella comunità europea. Quindi il mio voto non è solo il sì per il convinto sostegno al cambiamento della Costituzione, ma anche per il sostegno all'azione di questo governo. Il dottore Agostino Zavettieri, sindaco uscente di Rogudi. Buonasera, intanto sono qua, sono convinto di votare sì, ma non solo per un discorso di sostegno al governo, ma voto sì perché io intendo che le riforme vadano fatte, giusto o sbagliate che ognuno può pensare di farle. Io ritengo che intanto andiamo verso una prospettiva nuova con queste riforme che si fanno, per cui ora vediamo stasera quello che ci diranno gli illustri relatori. Io sono già convinto, non mi devono convincere, perché ognuno di noi sa benissimo quello che fa e quello che questo governo sta facendo. Giustamente ha dato credibilità non solo all'Italia ma all'Europa, lo vediamo anche su questi terremoti che è successo al centro Italia, che io do la solidarietà e la vicinanza a queste popolazioni. Io so che cosa vuol dire essere terremotato e stare fuori, e perdere casa e perdere tutto. E questo è il mio pensiero e grazie dell'intervista. Giuseppe Ercole Menniti, preside in pensione, ex vice sindaco di Melito Porto Salvo. Buonasera, io voto convintamente sì per diversi motivi. Quello politico, perché il referendum riguarda le modifiche fatte ad alcun articolo della Costituzione, è stato invece portato su un piano diverso dall'opposizione, che si sono stranamente tutti uniti per mandare via il governo. Quindi non è l'opposizione politica al governo Renzi, non ha deciso di votare per il no, avrebbe potuto votare anche per il sì, perché riconosce la bontà di queste modifiche agli articoli della Costituzione, ma perché devo mandare Renzi a casa. Quindi già questo è un primo motivo che mi dice devo votare assolutamente sì, per non dare credito a questi oppositori che si riuniscono in un momento particolare per il per l'Italia, soprattutto per quello che è successo ai terremotati e per altre vicende, e per mandare via un governo che sta governando. E non c'è una prospettiva di alternativa, assolutamente. Non ce l'ha Salvini, non ce l'ha Berlusconi, non ce l'ha la Meloni, non ce l'ha nessuno di questi politici, non ce l'ha 5 Stelle soprattutto, che sta dimostrando a Roma di non avere idea di come si amministra non un paese, ma un comune. Per cui voto sì, perché è stato spostato il piano delle richieste di risposta a questo referendum. Ma vado sì perché
in Italia non possiamo avere 22 sanità, le regioni determinano sulla sanità, la Calabria in una maniera, la Sicilia in un'altra, la Lombardia in un'altra ancora, eccetera. Bisogna, ormai è stato dimostrato che le regioni non si sono dimostrate adeguate ad amministrare correttamente le funzioni che, alle quali erano state assegnate, sia la sanità, sia per quanto riguarda anche il turismo ed altre attività. Modo sì, perché non possiamo avere ancora due camere che devono decidere sullo stesso argomento, e ogni qualvolta, quando si decide per la seconda volta, si cambia una virgola, bisogna che anche l'altra camera riapprovi con la virgola spostata la nuova legge che si sta approvando. Quindi due e due, che poi ci sono dei correttivi da dover portare alla legge elettorale. Questo non incide, secondo me, sulle questioni del referendum, perché è un'altra questione. La legge elettorale è stata fatta in funzione della stabilità, della governabilità, per cui se si riconosce chi ha i voti, naturalmente, perché se non ci sono i voti in Parlamento non è che si modifica, che è meglio modificarla in un senso o nell'altro, questo penso che non ci sono problemi, si farà, si sarebbe fatto comunque, anche se non ci fosse stata questa opposizione della sinistra del Partito Democratico. Per cui votiamo convintamente sì, perché c'è una semplificazione che aspettiamo da 30 anni, e poi votiamo sì anche perché quelli del no dimostrano nei fatti che sono personaggi spesso dello stesso Partito Democratico che sono stati un pochettino messi al lato e adesso si devono vendicare perché sono stati, non mi piace il termine, rottamati. Per cui il mio sì è un sì convinto, e cercherò anche di convincere anche altre persone, amici, a votare per il sì, perché sono convinto che alla fine il sì vincerà per il buon senso degli italiani. Perché l'italiano non vede una prospettiva diversa a Renzi attualmente, può darsi più in là ci sia qualcuno che... Per cui non solo voto io sì, ma sono convinto che il sì avrà successo in questo referendum. Grazie. Ingegnere Pietro Aloi, personaggio della città, la sua opinione su questo... Su questo referendum? Il fatto che sia qui significa che intanto che... credo che bisogna andare a dire la propria, quindi andare a votare. Io voterò sì perché ritengo che il sì significa... è il voto della fiducia, dell'Italia che può cambiare, che può dare finalmente corso a propositi che esistono sulla carta da 40 anni. Io almeno ho cominciato a sentire parlare delle revisioni della Costituzione. Quindi per tutti questi motivi vado a contribuire a che questo avvenga. Sono per l'Italia positiva. Pensiamo al signor Paolo Pratico, presidente del circolo CIM, organizzatore anche del Palio della Madonna. Buonasera. Siamo qui, vediamo un po' il tema, ma sicuramente un sì va dato perché... le cose vanno cambiate, l'Italia non può segnare sempre il passo, mi auguro che questo avvenga, ecco. Grazie. Ingegnere Carmelo Menniti, leader dell'opposizione in seno al Consiglio Comunale di Merito Porto Salvo. Buonasera. Stasera abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa perché riteniamo che sia necessario approfondire i veri temi oggetto del referendum. Da quello che si è potuto vedere in questi mesi, veramente in pochi sono ancora coscienti di ciò che cambierà effettivamente per i cittadini nel momento in cui dovesse essere approvata la revisione costituzionale. La tematica non è facile, e per questo ci siamo avvalsi, oltre a delle istituzioni di rilievo come il sindaco della città metropolitana, l'assessore Neri, l'onorevole Battaglia, per spiegare un po' più tecnicamente, ma in maniera semplice, cosa in effetti cambierà con la revisione costituzionale. Abbiamo avuto la disponibilità di due docenti dell'Università della Calabria, che sono il professore Iorio e il professore Caterini, e che proveranno a specificare, a chiarire ai cittadini cosa cambierà se questa revisione costituzionale dovesse essere approvata anche dal popolo. Perché
è bene ricordarlo, la revisione costituzionale è già stata approvata dalle due Camere in doppia lettura, ma non ha raggiunto i due terzi degli aventi diritto al voto, ed è per questo che poi il popolo viene chiamato a confermare o meno la revisione. Professore universitario, su questo referendum. Ma su questo referendum c'è tanto da dire, noi siamo qui stasera per perorare il voto del sì. Voto del sì, voglio essere brevissimo, io sono di quest'idea perché in realtà questo sì fa molto più bene alla Calabria di quanto possa essere il no che lascia le cose così come sono. Fa bene sì alla Calabria perché la sanità viene attratta nelle competenze dello Stato e quindi viene data l'opportunità non solo di avere i livelli essenziali dell'assistenza come già sono nell'attuale Carta Costituzionale garantiti su tutto il territorio nazionale, ma riportando in capo allo Stato le disposizioni generali e comuni riferite alla tutela della salute, significa che lo Stato è tenuto ad attribuire ai livelli essenziali dell'assistenza, oltre che il principio, anche il contenuto, che è quello che difette nella nostra regione, dove noi abbiamo prestazioni di serie B, ma soprattutto rilancia il sistema dell'assistenza sociale. L'assistenza sociale fino ad oggi da noi è completamente inesistente proprio perché è rimasta nelle competenze della regione. Noi in Calabria non siamo in grado nemmeno di fare la conta dei nostri anziani. Questa nuova revisione costituzionale darà modo allo Stato di poter stabilire disposizioni generali e comuni anche sulle politiche sociali, in modo da dare finalmente ai ceti deboli, allo Stato e comunque anche ai disoccupati delle garanzie dagli stessi a tutt'oggi non possedute. Enrico Caterini dell'Università della Calabria, sentiamo la sua opinione su questo discorso. La mia opinione è positiva per il progetto di riforma, è un progetto di riforma che rimette in ordine i poteri dello Stato, che divide le due Camere attribuendo competenze diverse, la Camera dei Deputati che continua ad essere l'organo politico e invece il Senato che diventa un organo politico ma senza rappresentanza nazionale, che invece rappresenta i territori, rappresenta le espressioni regionali in sintesi nazionale e poi esprime questa sintesi nella dimensione sovranazionale ed europea. Quindi il Senato diventa un organo di raccordo tra la periferia e il centro e l'Europa, per un verso. Per altro verso, l'altro pilastro della riforma riguarda la modifica del titolo quinto, che finalmente viene controriformato, si ritorna all'ispirazione originaria, quella dei padri costituenti del 46-48, che avevano immaginato un regionalismo ponderato, un regionalismo proporzionato anche alle differenze territoriali che ci sono e ci sono sempre state in Italia e che continuano ad esserci. Si era pensato di risolvere il problema del Mezzogiorno, ad un certo punto trasformato in questione settentrionale, attraverso il federalismo. Si è visto che il federalismo ha fatto bene soltanto alle regioni del nord e, per quanto ci riguarda, invece ha allungato le distanze e quindi i ritardi di crescita e di sviluppo. Si è fatto bene a ritornare sulle tracce originarie della Costituzione, a ripristinare l'ispirazione del vecchio articolo 117, a riportare un regionalismo ponderato e soprattutto a mantenere poteri centrali dello Stato quando le regioni non fanno bene il loro mestiere e quindi quando le diseguaglianze si accentuano per difficoltà funzionali delle sovranità regionali. Questo è un passo in avanti, a mio parere, che contribuirà a ripristinare le situazioni di eguaglianza tra i cittadini italiani e soprattutto contribuirà a ripristinare l'unità della Repubblica, l'indivisibilità della Repubblica che è stata fortemente attentata da questo federalismo voluto dalla Lega e da alcune regioni del nord. La parola agli imprenditori, Falcone Giuseppe. Giuseppe Falcone. Buonasera. Per quanto riguarda il referendum, sono venuto stasera ad ascoltare i motivi del sì, perché prima di decidere vorrei capire bene, perché in effetti non è che uno può dire sì o no senza aver capito cosa significa sì e cosa significa no. Io ho un'idea, me la sono fatta, ritengo che questa elaborazione sia stata fatta
in modo raffazzonato, poco, diciamo, coerentemente rispetto ai principi della Costituzione, e in questo caso, se io avessi confermato questa impressione, voterei no. Ancora non ho un'idea precisa, non me la sono fatta, anche se propendo per il no, in assenza di motivazioni e di una riforma fatta come andrebbe fatta, una riforma di questo livello. 47 articoli della Costituzione non si cambiano così con una cosa di tanto, meglio tanto per cambiamo qualcosa, meglio che non cambiare niente. Credo che non sia la cosa più... Ha sullo sfondo del ciclico vecchio e nuovo il braccio di ferro? Ma non credo che ci sia un problema di vecchio e di nuovo, ma un problema di ragionevolezza. Quindi... Progressisti e conservatori? Ma non credo che ci sia qui, anche perché chi la sta proponendo è il vecchio, Verdini, Alfano... Rottamate e rottamatori? Rottamate e rottamatori, proprio per dirla. Qui non c'è una cosa precisa e chiara. Io mi auguro che mi si possano essere tolti... Renzi e D'Alema? Ma non Renzi e D'Alema, che è un gioco delle parti a mio parere, cioè, quindi non credo che ci sia una grande differenza, perché poi se tutti si limitano a dire sì, no e poi alla fine votano tutti insieme. Bersani ha votato 4-5 volte la fiducia a questo governo dopo aver detto che non... Cioè, non credo che ci sia questo problema, è un gioco delle parti come lo fa Berlusconi, a mio parere. Il serpente si morde la coda, perché alla lunga il progressista diventa veterano e quindi diventa conservatore. Per mutuare il Gattopardo si cambia tutto per non cambiare niente. Il dottore Nino Zimbalatti, assessore al Comune di Reggio, grande personaggio del mondo dello sport, questa sera a Melito Porto Salvo. Ma a Melito perché c'è una manifestazione che coinvolge il sindaco della città metropolitana e quindi anche noi tutti come amministratori della città di Reggio a supporto del sì. Io credo che altre vie oltre il sì non ce ne sono, se si vuole crescere, si vuole confrontare in modo degno con l'Europa, se si vuole far sì che la città di Reggio Calabria diventi una vera città metropolitana. Cioè, le alternative quali sarebbero? Ecco, il no, restare come siamo. Restare come siamo non credo che in un mondo che avanza sia sufficiente per poterci qualificare. Io credo che al di là di tutto, al di là delle singole aspettative, perché ognuno propone ciò che ha, ciò che la politica fa vedere, credo che votare sì sia degno di una persona che aspiri a un Reggio e a una città migliore. Quindi piena fiducia a Matteo Renzi, e quindi Angelino Alfano e compagni. Ma io non la guardo come Matteo Renzi o come Alfano, io non guardo questo tipo di elezione come un'elezione di natura politica, io guardo come un'elezione che deve far sì che la città di Reggio Calabria e l'Italia intera deve mettersi al passo con l'Europa, deve mettersi al passo con un discorso di riforme che è sempre stato il sogno di noi tutti italiani e che oggi viene proposto. Al di là di chi lo propone, credo che siano problemi di natura fondamentale per uno sviluppo equo, per una città, come ho detto precedentemente, che possa confrontarsi in modo degno e con un'Italia che abbia a fare un raffronto con le civiltà europee, come è giusto che sia. Capitano Franz Baccellieri, grande giocatore della Meretese, uomo di sport ma anche uomo di politica, dottore e medico anzi, a lui la parola per la sua opinione su questo referendum. Il referendum sappiamo è un momento importante per questo paese, io personalmente sono di parte, sono il promotore del comitato per il sì a Melito e l'obiettivo di questa sera nell'organizzare questo convegno è quello di dare più informazioni possibili ai cittadini, perché si possa votare nel merito della riforma e non in base a simpatie o antipatie personali verso chi che sia. È importante che i cittadini sappiano per cosa votano, e che votano per la revisione di una riforma bella ma un po' vecchia, che ha bisogno di una rinfrescata. I principi fondamentali della democrazia sono saldi, verranno preservati, non verranno toccati, si tratta solo di fare funzionare lo Stato in maniera un po' più moderna.
Buonasera di nuovo a tutti, chiedo scusa ancora per il ritardo. Prima di iniziare veramente con la parte più interessante, quindi gli interventi dei relatori, cedo la parola al dottore Baccellieri, che è il coordinatore del Comitato Melitesi per il Sì di Merito Porto Salvo, per un breve saluto. Ed approfitto anche di questa occasione per ringraziarlo personalmente per aver pensato ed organizzato questa iniziativa insieme al sottoscritto e agli altri promotori del Comitato, Luisa Nipote, Demetrio Anastasi ed Annunziato Antonina Iaria. Allora, buonasera a tutti, sarò brevissimo, dobbiamo recuperare tempo. E ringrazio tutti voi che siete intervenuti questa sera, ringrazio i relatori che sono qui per spiegarci questa riforma. Abbiamo pensato di fare questo incontro per cercare di rendere i cittadini e gli elettori consapevoli di quello che vanno a votare, perché questo sia un voto realmente consapevole, che sia scevro da antipatie o simpatie personali. Perché noi stiamo andando a votare per una riforma costituzionale che è un passaggio molto importante per il nostro Paese. Come coordinatore del Comitato per il Sì, consentitemi un attimo di lanciare un appello, un invito più che un appello, a quanti si vogliano avvicinare, al di là delle appartenenze partitiche o di simpatie e antipatie. Noi stiamo cercando di portare avanti questa campagna elettorale nel migliore dei modi e quindi chiediamo l'aiuto di chiunque voglia avvicinarsi a noi. Vi auguro una buona serata e ringrazio ancora tutti. Sì, anche se mi ripeterò, però consentite anche a me i dovuti, ma sentiti e sinceri ringraziamenti ai relatori che hanno accettato l'invito a prendere parte all'evento di oggi. In particolare, e non se ne abbiano a male i rappresentanti regini a questo tavolo, ai professori Iorio e Caterini che hanno manifestato sin da subito con entusiasmo la loro disponibilità a partecipare pur dovendo affrontare un viaggio da Cosenza, non proprio dietro l'angolo. E anzi, visto che per impegni accademici già fissati per domattina, stasera stessa dovranno fare rientro a Cosenza, ed è anche per questo che non mi dilungherò troppo lasciando spazio poi a tutti gli interventi, e vorrei strappare loro una promessa che torneranno magari presto a trovarci, dandoci così la possibilità di far conoscere la nostra ospitalità, le nostre bellezze, penso a Pentidattilo ma non solo, e di prodotti tipici come il miele e il bergamotto. Ringrazio naturalmente tutti voi che avete accettato l'invito e siete presenti qui oggi, a tutte le autorità presenti, a cominciare dai sindaci, ne vedo qualcuno, ma anche a tutti gli altri amministratori e di rappresentanti delle associazioni che vedo presenti in aula. Dobbiamo registrare l'assenza del Presidente del Consiglio regionale Irto, che è fuori regione per motivi istituzionali e che ha subito anche lo spostamento di questo evento che inizialmente era previsto per il giorno 28. Francamente la presenza di Nicola mi avrebbe confortato e rasserenato da un certo punto di vista, non solo per il suo ruolo istituzionale o per l'amicizia che ci lega da ormai oltre un decennio, ma perché in questo momento al tavolo sono circondato solo da avvocati, quindi con lui magari avremmo un pochettino equilibrato di più. A parte le battute, l'iniziativa di oggi nasce proprio con l'obiettivo di provare attraverso gli interventi degli illustri ospiti a capire quali saranno le ricadute sui singoli cittadini se dovesse passare attraverso il referendum confermativo del 4 dicembre la revisione costituzionale già approvata dai due rami del Parlamento, approvata sì dalle due Camere, senza però raggiungere i due terzi dei rispettivi componenti, ed è il motivo per il quale il popolo è chiamato ad esprimersi attraverso il referendum confermativo, che è bene ricordarlo, non ha bisogno di alcun quorum e che decreterà la vittoria del sì o del no a maggioranza. Se c'è una cosa chiara e inconfutabile tra le tante che abbiamo sentito in questi giorni è che se dovesse vincere il no, le cose rimarranno come sono. Se dovesse vincere il sì, è invece necessario capire quali saranno i nuovi scenari che ci si presenteranno. E affinché il voto del 4 dicembre rappresenti una scelta quanto più possibile consapevole, è necessario approfondire alcuni aspetti tecnici che, diciamocelo francamente, non sono così immediati per chi non si occupa quotidianamente di queste tematiche. Ecco perché, mi sia consentito, l'approfondimento che abbiamo pensato oggi non è rivolto a chi, o comunque non solo a chi ha deciso di votare sì, ma in generale è rivolto a tutti. Questo perché, non se la prendano a male i sostenitori del no, ma in questi mesi abbiamo potuto verificare come le radici dei movimenti a sostegno del no si poggino su terreni che in alcuni casi
forse spesso, non sempre, ma è giusto dirlo spesso, sono veramente molto lontani dai veri contenuti della revisione. Quindi il tentativo di stasera è quello di mettere al centro del dibattito le modifiche del testo della Costituzione da un lato e il cittadino dall'altro. Quindi iniziamo con il primo intervento ed iniziamo proprio da Armando Neri, anche perché in un certo senso a lui toccano gli onori di casa, essendo ormai da qualche anno cittadino melitese a tutti gli effetti. A lui chiedo se è possibile nel corso del suo intervento, anche in virtù delle competenze dimostrate da assessore al bilancio della programmazione finanziaria del Comune di Reggio Calabria, e quali saranno le novità, se ce ne saranno, in termini di finanza locale con il nuovo testo della Costituzione. Grazie. Ringrazio tutti voi per essere presenti qui stasera a questo importantissimo confronto sul merito di questa riforma costituzionale. Ringrazio il Comitato per il Sì, che ha inteso offrirci questa possibilità di discussione con illustri ospiti stasera, illustri relatori. È molto importante confrontarsi sul merito di questa riforma costituzionale, perché dall'esperienza che sto maturando in questi giorni mi accorgo che molti cittadini si fanno un'opinione del sì o del no sulla base dei commenti alla riforma, piuttosto che sulla base dell'effettivo contenuto della riforma costituzionale. Molti addirittura non hanno neanche letto il quesito che si proporrà a tutti noi italiani il 4 dicembre. E proprio da questo partirei. Il 4 dicembre saremo chiamati ad esprimere un sì o un no su questa domanda. Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Ora vedete, sono questioni molto importanti che, attenzione, non riguardano massimi sistemi, ma che tocchiamo quotidianamente nella nostra vita. Perché? Per dei motivi semplici. Innanzitutto fughiamo il campo da alcuni no che sono palesemente pretestuosi. Il primo, la Costituzione non si tocca. Il lavoro dei nostri padri costituenti è assolutamente sacro. Questa parola non la dico a caso, perché in effetti, come ha avuto modo spesso di dire il professore Spadaro durante i suoi convegni, che è un costituzionalista che sostiene il sì, questa tra il sì e il no sta diventando una guerra di religione. Dobbiamo essere perfettamente consapevoli che noi per primi, sostenitori del sì, sosteniamo che la prima parte della Costituzione, quella dei valori fondamentali, quella delle garanzie, quella delle libertà, non viene minimamente intaccata da questa riforma costituzionale, che invece va ad incidere sulla parte organizzativa. E questa è una circostanza molto importante, perché noi per primi riteniamo che quella bellissima Costituzione, scritta dai nostri padri costituenti, non può e non deve essere rinnegata, perché è il fondamento della nostra democrazia e del nostro paese. Però l'Italia cambia, il mondo va più veloce, il nostro paese ha l'esigenza di riforme. All'esigenza di riforme, perché la cosa che mi stupisce di più è il coro univoco che spesso sentiamo nei media, nei social: così non va, non funziona niente in Italia, il nostro paese è stagnante, c'è stagnazione economica, stagnazione sociale, c'è bisogno di riforme. Ecco, queste stesse persone che lamentano la stagnazione dell'Italia, del paese, votano no perché tutto rimanga com'è. Questa è una contraddizione assoluta. Cioè, chi vuole che qualcosa cambi oggi deve votare sì, perché votando sì si superano tutta una serie di meccanismi che per anni ed anni hanno lasciato il nostro paese nella palude. E partiamo proprio col primo, il superamento del bicameralismo paritario. Ora è noto il tempo che necessita al nostro Parlamento per varare una legge. Ecco, qui abbiamo anche l'onorevole Battaglia, che ne è protagonista e che sicuramente potrà spiegarci meglio, raccontarci meglio
quanto sia difficile spesso far passare o approvare una legge, per quanto spesso ci si renda conto che sia fondamentale per il funzionamento del Paese. Si assiste costantemente a questo ping pong tra Camera e Senato che allunga i tempi di approvazione delle leggi, che allunga i tempi di risposta ai cittadini che invece hanno bisogno di risposte concrete. Da quanto tempo, probabilmente molti di noi non erano nemmeno nati, sentiamo parlare della necessità di una vera e propria riforma costituzionale che renda l'Italia più efficiente, più efficace, più veloce e meno costosa. Finalmente abbiamo la possibilità di dire sì a tutto questo. E attenzione, non è che stiamo dicendo sì alla migliore riforma possibile. È chiaro che è una riforma perfettibile, che si poteva scrivere meglio in qualche punto, però è necessario andare avanti, è necessario guardarsi negli occhi e rispondere non soltanto a noi stessi, ma fare delle scelte che avranno un'importante ricaduta sulle generazioni future. Quindi la responsabilità che ci prenderemo il 4 dicembre non riguarda soltanto la nostra generazione, riguarda le generazioni che verranno. Ecco, il nostro sistema di bicameralismo paritario, in cui sostanzialmente Camera e Senato esercitano le stesse funzioni dal punto di vista legislativo, è quasi unico nel sistema della Unione Europea. E ci sono alcune posizioni sul no, per esempio... mi fa molto riflettere la posizione che sta tenendo l'ANPI a livello nazionale. L'ANPI difende i valori costituzionali come noi, perché non credo che in questa sala chiunque voti sì sia un sovversivo o voglia sovvertire l'ordine dello Stato, fare un colpo di Stato. Anche noi difendiamo i valori della Costituzione, la parte fondamentale non viene toccata. Però l'ANPI, per esempio, fa della resistenza un valore per sostenere il no. La resistenza appartiene all'ANPI, ma appartiene a ciascuno di noi, perché è un valore su cui si fonda il nostro Paese. Ritengo assurdo strumentalizzare valori così importanti come la resistenza. Bisogna essere onesti intellettualmente, andare nel merito. Vedete, proprio chi dice la Costituzione, come l'ANPI, ad esempio, non deve essere cambiata, la Costituzione non si deve toccare, in realtà fa un salto indietro. E qui vengo, per esempio, ai problemi della riforma del titolo quinto della Costituzione, di questi rapporti tra regioni e Stato nelle competenze legislative. Ora, in realtà, all'esito della riforma in senso federalista del 2001, che ha avuto dei vantaggi, ma anche molti svantaggi, la Corte Costituzionale si è vista spesso investita di numerosi contenziosi tra Stato e Regioni sulle competenze legislative, perché c'era questa famosa potestà concorrente che, tra l'altro, non spiegava mai bene in una determinata materia di chi fosse la competenza, se dello Stato o della Regione. Questo ha determinato numerosi contenziosi. La Corte Costituzionale si è espressa con una giurisprudenza molto prolifica, nel senso spesso di dire la competenza non è delle Regioni, ma è dello Stato. La nuova riforma del titolo quinto, che prevede questa riforma referendaria, garantisce appunto maggiore chiarezza nei rapporti tra Stato e Regione, recepisce gli orientamenti della Corte Costituzionale su queste materie, ma soprattutto smentisce quelli che dicono no, non bisogna votare questa riforma, perché? Perché bisogna rispettare i valori costituzionali. Guardate che chi vota sì a questa riforma rispetta i valori costituzionali, perché prima della riforma in senso federalista del 2001 i rapporti tra Stato e Regione erano proprio nel senso voluto da questa riforma referendaria. Quindi in realtà, in questa specifica parte del quesito, il referendum torna ai valori costituzionali dei nostri padri costituenti, correggendo quella parte della modifica del 2001 che aveva generato così tanto contenzioso. E quindi capite bene come gli argomenti del no, e lo abbiamo capito assistendo a numerosi dibattiti anche in questo senso, a volte scendendo nel merito perdono inesorabilmente. È una riforma che determina un potere spropositato del Premier, è una riforma che determina una deriva autoritaria, che ci sia... Vi prego, se c'è qualcuno che lo sa, me lo dica. E ammetterò la mia ignoranza.
Ditemi qual è l'articolo di questa riforma che prevede che il Premier possa sciogliere le Camere. Ditemi qual è l'articolo della riforma referendaria che aumenti il potere del Presidente del Consiglio. Non c'è. Questa è una riforma che va in senso più popolare, va in senso più democratico, che limita l'adozione dello strumento del decreto legge, di cui si è spesso abusato in questi anni. È una riforma che introduce la consulta delle opposizioni e che guarda alle minoranze. È una riforma che obbliga la Camera a discutere le leggi di iniziativa popolare. Quando fino ad oggi, per presentare una legge di iniziativa popolare, si raccoglievano le firme e verosimilmente poi finivano nel famoso cassetto parlamentare. Oggi la Camera, che nella riforma è l'unico organo che può dare la fiducia al governo e non più il Senato, è obbligata a discutere le leggi di iniziativa popolare. E quindi è una riforma che esalta la partecipazione. Non è vero chi dice che è una riforma che determina un colpo di Stato, che aumenta i poteri del governo, che aumenta i poteri del Presidente del Consiglio. E poi c'è questo. In quanti abbiamo detto tantissime volte, c'è bisogno di eliminare i costi della politica, c'è bisogno di ridurre il numero dei politici. Finalmente questa è l'occasione. Il Senato diventa di 100, 200 poltrone in meno. E poi ci sono loro, gli innamorati del CNEL. Qualcuno mi dica cosa ha fatto il CNEL fino ad oggi. C'è qualche dipendente del CNEL qui? 130 poltrone che non hanno prodotto quasi nulla. Solo costi. Un carrozzone che finalmente viene abolito. Io ho usato ogni tanto il sito del CNEL per le ricerche giuslavoristiche, perché tiene un archivio dei contratti collettivi nazionali del settore pubblico e del settore privato. Ma 1 miliardo l'anno per tenere un archivio? Mi sembra tanto, guardate. È francamente difficile sostenere chi vuole che le cose rimangano così come sono. E poi, insomma, ci sono tanti altri temi molto importanti che ci fanno andare sempre in una direzione, e cioè che, entrando effettivamente nel merito di questa riforma, le ragioni del sì prevalgono nettamente su quelle del no. Vedete, è facile superare alcune opposizioni quando si entra nel merito e non si guarda soltanto ai commenti. Basti pensare a quello che diceva Neil Deiotti. Ora, nessuno può discutere Neil Deiotti, partigiana, fu la prima donna a rivestire una delle tre cariche più importanti del nostro paese, la presidenza della Camera dei Deputati. Neil Deiotti a Piombino nel 1979 prese una penna in mano e disse che era necessario iniziare a ragionare sulle riforme costituzionali e si chiedeva perché il nostro Senato non potesse essere una sorta di Bundesrat tedesco, cioè una Camera delle Autonomie e una Camera che rappresentasse le istanze dei territori locali. Accadeva nel 1979 e non lo diceva una renziana, perché Renzi nemmeno esisteva, lo diceva Neil Deiotti, partigiana. Per cui capite bene come le ragioni del no sono pretestuose e sono facilmente superabili e nel merito sono facilmente superate. Pressoché tutte. Non dobbiamo essere presuntuosi, dobbiamo ascoltare. Ma vi prego, invitiamo le persone a ragionare, ad andare oltre le grida, a ragionare con la propria testa e a fare una scelta che sia quanto più possibile informata. Per questo ben vengano queste iniziative che sono assolutamente preziose, per confrontarci e il 4 dicembre per votare estremamente convinti. Scegliere un no o un sì, scegliere un sì tutta la vita, per quanto mi riguarda, ma farlo in maniera informata e consapevole. Finalmente il Senato potrà rappresentare le istanze dei territori. Quanto serve questo al nostro paese? Quanto serve che in un luogo deputato a Roma ci sia effettivamente la possibilità di rappresentare per i politici locali, per i rappresentanti locali, le istanze del territorio? È essenziale. Per cui, cari amici, io
termino qui perché ovviamente voglio lasciare spazio alle più autorevoli relazioni dei relatori presenti al tavolo. Però ciò che mi premeva veramente di dire, al di là delle ragioni, del sì e del fatto che andando nel merito è semplice abbattere, ridurre ai minimi termini le ragioni del no, ragionando con la propria testa e non con la testa di chi grida per far sentire più alta la propria voce, e poi c'è il partito dei musoni, di quelli che dicono no a prescindere, che veramente non gli sta mai bene. Quelli probabilmente voteranno no e sarà anche difficile convincerli, però veramente basta un sì questa volta, basta un sì per fare un passo in avanti verso un'Italia che migliora, che costa meno, che sarà più semplice e soprattutto che sarà nel quotidiano più vicino ai cittadini. Grazie. Grazie, grazie mille Armando. Passerei ora la parola a Giuseppe, non prima di avergli rinnovato anche in questa occasione gli auguri per la nascita del piccolo Italo. Lo ringrazio in modo particolare anche perché questo è un momento delicato per Reggio Calabria, anche se è difficile immaginare un momento in cui non sia delicato amministrare Reggio Calabria, e la sua presenza qui comunque dimostra un'attenzione per questo territorio non indifferente. Io a Giuseppe come sindaco della città metropolitana chiederei quali sono le novità, quali novità positive vedi nella proposta del nuovo testo costituzionale in termini di enti locali di prossimità, quindi come comuni e città metropolitane. Bene, grazie, buonasera, buonasera Carmelo, grazie per questo invito, buonasera a tutti i cittadini di Melito e agli ospiti. Io direi che potremmo direttamente passare alle relazioni dei tecnici, perché la relazione, l'intervento dell'assessore Neri per quanto riguarda l'aspetto politico, assessore poi, un attimo da vedere, sono giorni caldi e difficili non solo sotto il profilo geografico e meteorologico. Però insomma l'avvocato Neri, la relazione dell'avvocato Neri molto impegnato per il sì, come avete avuto modo di vedere, l'appassionato intervento dell'avvocato, insomma, per quanto riguarda l'aspetto politico è già ampiamente esaustivo. Aggiungo qualcosa rispetto a quello che ha detto lui, anche per capire un po' meglio, in chiave anche di città metropolitana, quali sono gli aspetti positivi di questa riforma, una riforma che con grande senso di responsabilità istituzionale noi dobbiamo raccontare ai cittadini, noi dobbiamo spiegare ai cittadini, noi dobbiamo fare in modo che i cittadini affrontino questo 4 dicembre in maniera più consapevole possibile, perché purtroppo ad oggi il dibattito politico sul sì o sul no, il dibattito politico su questa riforma è soprattutto una guerra di religione su chi si schiera in maniera a prioristica sul no, magari anche con ragioni sulla carta legittime poi che si possono confutare nel merito, e su chi invece prova a fare capire che non si tratta di un referendum sul governo Renzi, ma si tratta della possibilità oggi concreta di rendere il nostro paese diverso e migliore rispetto a quello che è adesso. Peraltro il tema delle riforme non è un tema di oggi. Il tema dell'esigenza di rivedere la Carta Costituzionale, non naturalmente nei suoi principi fondamentali, ma in quelle che sono le altre parti della Costituzione, è un qualcosa che le diverse classi politiche nel corso degli anni hanno affrontato, e hanno affrontato con quelle commissioni di saggi che purtroppo non hanno portato a nessun risultato. La commissione dell'83, la commissione del 92, lo citava Armando sulla la commissione Iotti, la bicamerale del 97, con personaggi che ritornano oggi a spiegarci perché questa riforma non si deve fare, che invece si doveva fare in un altro modo. Ora, io provo anche a immaginare, qualora il 4 dicembre vincesse il no, quella che sarebbe l'approccio di tutti quei politici che oggi dicono: vabbè, che vuol dire? Non si fa oggi la riforma, si rifà domani, si rifà subito. Intanto non si rifà subito,
spiegheremo anche il perché. Ma immagino tutti i parlamentari, soprattutto i senatori, consiglieri regionali, deputati, che dicono: chi siamo noi per metterci contro la volontà dei cittadini? Chi siamo noi per dire che questo Senato non deve essere, deve essere modificato, deve essere annullato, deve essere sostituito, deve essere tagliato, deve essere modificato? I cittadini ci hanno detto che sono innamorati di questo bicameralismo perfetto o paritario, che dir si voglia, hanno votato no, e forse votano no perché magari anche attraverso questi incontri noi dobbiamo spiegare nel merito quello che è il quesito. E questo quesito chiede di porre fine a un funzionamento di due camere che fanno la stessa cosa, e che non fanno la stessa cosa perché era una soluzione voluta o la soluzione migliore che in fase di assemblea costituente si è trovata. Fanno la stessa cosa perché all'epoca non si sono messi d'accordo. E quindi noi abbiamo due camere, oggi panorama probabilmente unico nel suo genere, che fa un ping pong di leggi da una parte all'altra. Avere una Camera delle Autonomie, avere un Senato rappresentato da sindaci, consiglieri regionali, non significa avere più leggi, significa avere leggi in tempi più veloci, e significa quindi che quelle leggi che nascono per un momento, in un momento del paese e per un motivo particolare, non perdono di attualità in quel ping pong avanti e indietro fra letture che si fanno fra Camera e Senato. E quando si dice: non mi piace il Senato perché io voglio eleggere i miei rappresentanti, questa non è una cosa che viene definita nel referendum. La legge di elezione del Senato non è definita nel referendum. Può essere un Senato elettivo come può non essere un Senato elettivo, ma non è un qualcosa che oggi può determinare la scelta fra il sì e il no. E anche da sindaco, lo dico anche rispetto a quelli che sono un po' gli atteggiamenti fintamente affettuosi che qualcuno fa nei confronti del sindaco, dicendo: ma tu che già hai tanti problemi a Reggio, come fai, come farai a svolgere anche il ruolo di senatore? Non si può, non è, è difficile, non lo puoi fare, lo dico per te. Io da piccolo che sento dirmi ogni volta: lo dico per te, o l'ho fatto per te, quando le mamme cucinavano cose che magari i bimbi non volevano mangiare. In realtà anche questo è un falso problema, per due ordini di ragioni. Primo, un buon sindaco almeno una volta a settimana si reca a Roma per risolvere i problemi della sua città. Tante cose si possono fare nel posto in cui si è sindaco, tante altre cose purtroppo le devi sbloccare, velocizzare, stimolare direttamente dal governo centrale. Secondo, le ipotesi di leggi che prevedano la lettura bicamerale, dagli studi che si sono fatti, sono nell'ordine di 8-10 in un anno. Io 10 volte a Roma ci vado solo in un mese. Quindi sgombriamo il campo anche da questa impossibilità per il povero sindaco di una città così difficile come Reggio Calabria di riuscire a svolgere un ruolo che non è diverso da quello che già svolge adesso. Perché noi non andiamo a fare, non andremo a fare i senatori, i sindaci non andranno a fare i senatori così come sono concepiti e visti oggi. I sindaci andranno a rappresentare i loro territori all'interno di una Camera delle Autonomie, all'interno di una Camera che è di un Senato che è rappresentativo degli enti locali, che è rappresentativo delle autonomie locali. Ecco, questo vorrei sentire dire sulla riforma. Molto spesso invece mi confronto sulla riforma e ho la percezione di confrontarmi con i cittadini che incontro sui cantieri la mattina quando mi reco a vedere quello che è l'evoluzione dei cantieri stessi. Chi è sindaco lo sa.
ci sono due categorie di cittadini presenti sui cantieri. Ci sono quelli che ti dicono: sindaco, oggi hanno fatto 100 metri in più di quello che era il programma di lavoro, stanno andando benissimo, ci sono tante maestranze, se si continua così riusciamo a consegnare l'opera prima di quelli che sono i tempi previsti. E quindi ci sono cittadini che si approcciano in modo positivo alle novità, in modo positivo a quelle che sono in qualche modo le modifiche che si fanno sul nostro territorio. Poi ci sono gli altri, quelli che appoggiano il gomito sulle inferriate che delimitano il cantiere e dicono: chissà perché hanno scelto di fare sta cosa, c'è qualcosa sotto. Secondo voi era prioritario fare questa piazza? Non avrebbero potuto fare quell'altra? Secondo me c'è qualcosa sotto. Ecco, i cosiddetti complottisti, quelli che anche di fronte a una cosa fatta alla luce del sole devono evidentemente dire che c'è qualcosa sotto. Bene, questo è quello che io vedo nell'approccio anche a questa riforma, e ve lo dico raccontandovi esempi concreti. Uno studente, nel corso del dibattito che noi abbiamo fatto a Condofuri settimana scorsa, ha detto testuali parole, me le sono appuntate: io non sono un tecnico, voto no perché ci sono 56 costituzionalisti che hanno sottoscritto il manifesto per il no. Io rispondo: sì, è vero, ce ne sono 184 che hanno sottoscritto il manifesto per il sì. E lui mi risponde: sì, però quelli che hanno sottoscritto il manifesto per il sì sono solo sul sito Basta un sì. Quindi, nonostante ci fosse questa dicotomia, nonostante io gli facessi capire che non è, la scelta non può essere data soltanto da quanti tecnici sottoscrivono un manifesto piuttosto che un altro, anche lì c'era qualcosa dietro da dover analizzare. Anche lì il convincimento non può essere soltanto su chi ci dice cosa dobbiamo fare. Lo diceva l'avvocato Neri, quali sono i temi di questa riforma. Il CNEL, io il CNEL l'ho studiato sul Martinez di diritto costituzionale, qui ci sono il professore Iorio e Caterini che naturalmente conosceranno molto meglio di me il professor Temistocle Martinez, e c'era un paragrafo del manuale di diritto costituzionale in cui alla voce enti inutili era annoverato il CNEL. E naturalmente fra noi studenti la domanda era: ma se è inutile, perché è ancora in piedi? Questa riforma è la risposta anche a questo quesito che noi della stagione 2001, quindi noi abbiamo studiato costituzionale in quell'annus horribilis della riforma del titolo quinto, oggi riusciamo a trovare risposta. E sbaglia chi dice che è una riforma contro la democrazia, perché questa è una riforma contro la burocrazia. Sbaglia chi dice che c'è un rischio di deriva autoritaria, non soltanto perché non è vero, chi ha visto il confronto Zagrebelsky-Renzi, alla domanda di Renzi: mi faccia leggere l'articolo in cui si paventa il rischio di deriva autoritaria, il professor Zagrebelsky dice: non c'è. Sbaglia perché questo referendum è un'ulteriore dimostrazione di democrazia, altro che autoritarietà. Per tutte le letture che ci sono state, il governo poteva anche non farlo il referendum. E invece oggi si demanda al popolo consapevole la scelta se questa riforma è meritevole di approvazione o no. Sbaglia chi dice: voto no perché questo governo è illegittimo. Dice due cose false. La prima è che la riforma non l'ha scritta il governo, ma l'approva il Parlamento. Le riforme le approva il Parlamento, non il governo. E nel Parlamento ci sono partiti di maggioranza e partiti di opposizione. La seconda, l'illegittimità, che è data dalla sentenza numero 1 del 2015 della Corte Costituzionale, dice: è vero, questa riforma, che si chiama Porcellum non a caso,
è una legge che a nostro avviso non va bene. Tuttavia, perché chi dice che il Parlamento è illegittimo poi non arriva al secondo punto, tuttavia è nel pieno esercizio delle proprie funzioni. E cosa fa un Parlamento se non approvare le riforme? Questi sono gli ulteriori due motivi che fanno capire che non c'è nessun rischio di autoritarietà, né tantomeno questa legge è stata fatta da chi non la poteva fare. Ancora oggi, e paradossalmente un limite di questa riforma, il Presidente del Consiglio non può sostituire i ministri. Un sindaco può sostituire gli assessori. Deve sostituirli in alcuni casi. Un Presidente del Consiglio oggi non può sostituire i ministri. E questa è una cosa che c'era prima, che a mio avviso doveva modificarsi, perché la squadra di governo può subire delle modifiche, che ancora oggi rimane a garanzia della Costituzione, rimane fra le garanzie previste dalla Costituzione. Ecco, noi questo dobbiamo dire. Quando dicono che questa riforma è un rischio per il Paese, io vorrei capire dove, ma nel concreto dove. E gli argomenti del no, sempre rispetto a quello che sto ascoltando in questi giorni, non possono essere come quelli di un altro studente che sempre la volta scorsa dice: se vince il sì, l'Italia può dichiarare guerra. E qui mi pare che uno dei primissimi articoli, il 10 o l'11, non ricordo bene, dice che l'Italia ripudia la guerra. Non so dove, cioè, da dove viene questa fantasia, questa deriva o questo pericolo. Sbaglia chi dice: avete modificato 44 articoli della nostra Costituzione. Vero. 30 di questi sono modificati in una parola: Senato, Parlamento, province, città metropolitane. È una riforma che addirittura snellisce la Costituzione, che passa da 139 a 131 articoli. E non fatevi, non fate decidere agli altri qual è la comunicazione su questo referendum, non fate decidere agli altri quali sono gli argomenti su cui riflettere per questo referendum, non fate decidere a quello che circola sui social rispetto a questo referendum, perché circolano delle cose che andrebbero denunciate all'autorità giudiziaria, perché si confonde il cittadino. Io vorrei che la gente votasse sì o no, ma consapevolmente, non perché vuoi cedere i tuoi diritti alle banche? Vota sì. Vuoi dare più soldi agli immigrati? Vota sì. Questo è sbagliato, perché davvero si rischia di mortificare una riforma importante. Queste sono le cose, questi sono gli argomenti che circolano. Noi invece dobbiamo spiegare le cose che si possono ancora modificare rispetto a questa riforma costituzionale, e quello che invece è importante, e i motivi per cui è importante che venga approvata. Da quanto tempo si discute sul taglio dei costi della politica? Da quanto tempo si discute di come diminuire le poltrone e i poltroni? Vogliamo ancora credere che il nostro Parlamento possa avere gli stessi numeri del Parlamento cinese, e vi rendete conto da soli che sproporzione ci sia tra l'Italia e la Cina? Vogliamo ancora confermare quel precariato, per non dire altro, di quelle che sono le strutture dei gruppi regionali? Vogliamo ancora consentire che un consigliere regionale guadagni 5 volte quanto guadagna il sindaco di un comune capoluogo, con tutte le difficoltà e le differenze di responsabilità? Vogliamo ancora implementare, favorire, dare soldi ai gruppi politici in Senato? Questi sono i tagli ai costi della politica, e questo è quello che prevede questa riforma. Poi, per carità, se ci sono persone che vengono a dirmi: io sono innamorato del CNEL, da grande ambisco a lavorare nel CNEL, voglio essere uno dei 133 del CNEL,
mi piace, i poster del CNEL in Camera, voglio dare soldi ai gruppi in Senato, voglio che i nostri consiglieri regionali guadagnino 10.000 euro al mese. Ben venga, se questi sono gli argomenti, lo sediamo su un lettino a questa persona, ci racconta che cosa ha fatto da piccolo e capiamo perché ha queste perversioni. Perché davvero io non mi capacito di come possa essere diversamente. Potremmo non essere d'accordo su alcuni punti di questa riforma, però ci deve essere un contemperamento di interessi che porta a far prevalere ragioni più importanti rispetto ad altre residuali che non ci convincono. È come la scelta di vita che facciamo sulla nostra compagna, sul nostro compagno, sulla nostra moglie, sul nostro marito. Non crederei a nessuno qui in sala che mi dice mia moglie o mio marito sono perfetti, non hanno difetti, sono ciò che di meglio esiste sulla faccia della terra. No, li scegliamo consapevoli anche dei loro difetti, li scegliamo perché quelli che sono gli elementi positivi prevalgono magari sugli elementi negativi di ognuno di noi. Ecco, io vorrei che ci fosse tutto questo all'interno di questa riforma. Vorrei che questa riforma, che questo dibattito sul sì, non fosse la scusa per far ritornare in pista personaggi che la politica ha messo da parte da tempo e che oggi, anziché andare ai giardinetti, peraltro a spese nostre, ci vengono a dire come queste riforme le avremmo dovute fare, dopo che sono in politica da prima della Prima Repubblica. Qual è il vero partito della nazione? Quello che unisce nell'odio e nella contrarietà a priori tutto l'arco incostituzionale, da Casa Pound ai comunisti italiani, da Forza Italia alla sinistra radicale, dalle forze eversive che ci sono nel nostro paese. Qual è il vero partito della nazione? Chi lo sta personalizzando questo referendum? Nel merito bisogna confrontarsi, nel merito di questa riforma. E chi fa politica? Fa politica perché evidentemente vorrebbe portare un proprio contributo alla discussione. Se vince il no, non succede nulla di così apocalittico, nessuno dice questo. Se vince il no non cambia nulla, è lo spot della vecchina, del sì. Se vince il no non cambia nulla, ma chi fa politica a livello istituzionale, chi la fa per passione, chi la fa sui territori, la fa perché pensa di poter cambiare le cose. Questo referendum e questa riforma ci danno questa possibilità. Meno politici e più politica, quella con la P maiuscola, quella fatta con la passione, quella fatta davvero al servizio dei cittadini. Grazie. Grazie Giuseppe. Nel frattempo ci hanno raggiunti il sindaco di Rogudi, Pierpaolo Zavettieri, e il sindaco di Bagalati, l'ingegnere Santo Monorchio, tra l'altro presidente anche dell'Assemblea dei Sindaci dell'Area Grecanica. Ringrazio entrambi per la presenza. E consentitemi, prima di passare agli interventi un po' più tecnici, di spendere qualche secondo in più per presentare il professore Iorio. Il professor Iorio è docente presso l'Università degli Studi della Calabria di diritto sanitario e diritto civile della sanità e dell'assistenza, nonché docente nel master in diritto e direzione sanitaria. È stato inoltre nominato nel 2008 soggetto attuatore per l'emergenza socio-economica nella sanità della Regione Calabria. Nel 2010 è stato nominato esperto a supporto del gruppo di lavoro Fabbisogni, Costi Standard, LEA, LEP e Funzioni Fondamentali e nella Commissione Tecnica Paritetica per l'Attuazione del Federalismo Fiscale, ed è stato anche promotore dell'introduzione della relazione di fine legislatura e di fine mandato, elaborando l'apposito precetto normativo del Decreto Legislativo 149/2011. Questo ci tenevo a ricordarlo, perché qua a Melito abbiamo vissuto come consiglieri comunali una circostanza per la quale qualcuno aveva dimenticato in effetti di procedere alla redazione della relazione di inizio mandato, quindi mi faceva piacere ricordarlo. A lui, in qualità di esperto di diritto sanitario, vorrei chiedere, se magari nel corso del suo intervento può inoltre illustrare il suo pensiero in tema di diritto alla salute, che, ricordiamolo, come recita la nostra Costituzione, che non è proprio prodiga di aggettivi, nella sua parte iniziale lo definisce come fondamentale. E
cosa porterà il nuovo tema, il nuovo testo della Costituzione in tema di diritto alla salute, nonché in tema di buona amministrazione. Intanto è mio piacere ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione. Noi, io e Caterini, dicevamo in macchina, ecco, veniamo dalle vostre parti molto volontieri, perché nelle passate esperienze abbiamo trovato le condizioni di ascolto e di confronto giusto, insomma, che vorremmo che in Calabria si realizzassero sempre di più tra le diverse province che, sperando dopo il sì, onore e battaglia, vadano via, ecco, quindi costituiscono una Calabria unica, insomma, non più divise. Dunque, niente, io volevo un po', ecco, raccogliere l'invito di Falcomatà, cioè quello di essere pratici, semplici, quindi parlare di cose così come siamo stati abituati a sentirle dalle nonne, perché gli argomenti di una Costituzione sono così importanti e così elevati che, se non riusciamo a scendere nel dibattito e quindi nel confronto, quindi riuscire ad essere comprensibili prima a noi che agli altri, ecco, è difficile raggiungere il voto consapevole. E che io credo che sia una delle caratteristiche del sì, quella di raggiungere il voto consapevole, a differenza del no, che non ha bisogno di consapevolezza, perché chi vota no vuole lasciare le cose così come sono. Quindi la scelta che il cittadino deve fare è, con il no ci accontentiamo di quello che abbiamo, e per noi calabresi è difficilissimo accettarlo, oppure siamo per il cambiamento. Dunque, le domande che faceva il bravissimo nostro allievo, perché lui è uno dei più bravi allievi che abbiamo noi al master, di entrare in un argomento che tra i meno chiariti nel nostro. Io devo dire al coordinatore regionale che sarebbe molto più utile intervenire negli argomenti specifici, allorquando gli argomenti specifici rappresentano, no, i veri deficit organizzativi di una regione, cioè gli enti locali, la sanità, ecco, la buona amministrazione, no? Di buona amministrazione, salvo a pochi casi, uno dei quali è quello che ha ripristinato legalità e giustizia sociale, insomma, sta cercando di fare con grande sforzo Falcomatà, ecco, dalle nostre parti ce n'è un grandissimo bisogno. Dunque, noi come università, diciamo come laboratorio di sanità, abbiamo un po' sottolineato alcune manchevolezze nell'ambito di questo dibattito che c'è stato dall'inizio, cioè nel senso si sta ricorrendo molto di più a fare più la guerra religiosa che piuttosto che andare a comprendere i vari contenuti innovativi di questa norma. E pochi dicono che questa è una revisione costituzionale che dà finalmente ragione e rende adeguato il nostro Paese al trattato di funzionamento comunitario. Cioè, in sostanza, questa revisione costituzionale fa finalmente fare un passo avanti che, per quanto ci riguarda, la comunità ci chiede dal Trattato di Lisbona. Cioè, sono 8 anni che ci chiede di adeguare la nostra pubblica amministrazione alle sue caratteristiche di open, efficient, independent. Cioè, in sostanza, cosa vuol dire questo? Perché poi è chiaro che dobbiamo noi, no, riuscire a realizzare, spero anche questa sera, un confronto produttivo. Cioè, in sostanza, questa Costituzione inserisce nei precetti della Carta dei criteri nuovi che sono stati oggi depositati al nostro ordinamento solo da leggi ordinarie. Vi dico perché è importante. C'è un articolo laddove parla delle funzioni amministrative, cioè, ovvero sia di ciò che sono le funzioni che devono essere esercitate da regioni, comuni, enti e organismi. Viene fissato un criterio che è fondamentale, dice: la pubblica amministrazione deve essere trasparente e semplificata ed ispirata a 2 criteri che sono quelli dell'efficienza e la responsabilità degli amministratori. Tutto può sembrare banale quello che dico, non lo è affatto, perché costituzionalizzando questi precetti si impone alla pubblica amministrazione che negli atti l'assunzione di obbligazione di risultato. Significa che i provvedimenti devono essere di risultato, e quindi risultato pregevole. Allorquando il risultato non viene prodotto dal provvedimento,
il cittadino può chiedere la giustiziabilità di quel provvedimento e può chiedere finalmente, così come non è avvenuto fino ad oggi a coloro i quali ci hanno riempiti di dissesti e di debiti, di essere chiamati a responsabilità. Bene, inserito nella Costituzione, io credo che sia il più grande pezzo in assoluto, del quale pochi o nessuno parla, ma io credo che sia fondamentale. Per cosa accade questo? Perché se dovesse esserci una legge un domani che non soccorre al cittadino in tal senso, addirittura poi siamo tutti quanti avvocati, tranne me, sappiamo benissimo che un buon avvocato, un discreto avvocato, nel momento in cui si trova ad impugnare un provvedimento di risultato che non ha raggiunto lo scopo, avanti il TAR può chiedere l'incidente di costituzionalità, quindi dire: guardate che la norma che non mi consente o che non consente ai cittadini di godere dei risultati amministrativi, rimettiamo il caso alla Corte Costituzionale perché faccia leggi più chiare. Vi pare poco? A me sembra tantissimo. A me sembra tantissimo, io credo che è la parte più in assoluto illuminata della Carta Costituzionale. E su questo e dovremmo, noi che siamo convinti del sì, perché amiamo i diritti sociali, sono chiamato a parlare della materia che io. E voi capite cosa vuol dire la funzione amministrativa svolta sotto la responsabilità degli amministratori, che oggi diventano garantiti, gli amministratori locali, da un coordinamento della finanza pubblica che viene attratto nelle competenze dello Stato. Cioè, ovvero sia, lo Stato stabilisce, per quanto mi riguarda, io sono un vecchio comunista, per cui voi immaginate come fa piacere a me che lo Stato riesca a riprendersi le logiche, però il concetto di fondo qual è? Che questa logica di far sì che lo Stato riesca a distribuire in modo equo a tutti, perché i servizi reali, i servizi pubblici vengano garantiti, le prestazioni essenziali vengano assicurate a tutti i cittadini, per quanto mi riguarda costituisce una delle più grandi garanzie. Vengo al secondo, perché non voglio farla lunga, perché io non so se poi ci sarà spazio per il dibattito. C'è il problema della sanità. Sanità, io dico del welfare assistenziale. Vedete, mi è stato chiesto l'altro giorno, me lo chiede anche oggi Minniti, se questa revisione fa bene ai cittadini. Io dico fa tanto bene ai cittadini, ma fa tantissimo bene ai calabresi, e vi spiego perché. La legislazione concorrente, che finalmente se ne va via, io spero con il sommo dispiacere di D'Alema che ce l'ha propinata nel 2001, ha determinato nella sanità, lo diceva prima l'assessore Neri, voglio dare due numeri, non da giocare all'otto, cioè nel senso delle sentenze, i ricorsi prodotti dalle regioni, Stato-Regioni, Regioni-Stato sono state 1899 in 15 anni. Le sentenze prodotte, 1590 sbaglio, le sentenze prodotte sono 1899. Sulla sanità, voi immaginate noi che viviamo non di sanità, perché di sanità non viviamo, perché moriamo di sanità. Noi abbiamo 197 sentenze della Corte Costituzionale in 10 anni. Ci voi immaginate qual è stato, e di queste sentenze alla Corte Costituzionale, ce ne stanno 9 che riguardano il commissariamento della Calabria. Cioè, quindi voi capite che cosa vuol dire una revisione della Costituzione che finalmente riporta l'assistenza sociale allo Stato. Io non so voi, io credo che, ho sempre supposto che non siamo più in grado di contare i vecchi che noi abbiamo nelle case dei nostri comuni. Io non credo che c'è gente oggi che è abilitata a servirsi della sanità pubblica, perché le pubbliche amministrazioni locali siano in grado di assicurargli i servizi a disabili e anziani. Noi ci accorgiamo dei vecchi che mancano, perché non siamo in grado nemmeno di fare gli appelli dei vecchi. Solo e soltanto quando il vicino di casa ci viene a denunciare il fetore che viene dal... Quando, voi sapete che piena la stampa dei nostri poveri nonni che riescono a essere trovati dopo mesi in cartapecoriti. Quello cos'è? Difetto di assistenza, lo sapete perché? Perché D'Alema nel 2001 si dimenticarono l'assistenza sociale, non la inserirono nella legislazione concorrente.
perché passò di moda, nessuno gli fregava dell'assistenza sociale in quel momento, e che divenne così competenza residuale. Cosa vuol dire? Che era la competenza delle regioni. Bene, cosa ha determinato questo in una al coordinamento e alla finanza pubblica passata alle regioni? Che la Valle d'Aosta c'ha 400 euro a cittadino per assistenza sociale. Persino Napoli ne ha 91, non abbiamo 14 euro. Voi immaginate che con 14 euro al massimo possiamo regalare al nostro anziano un gratta e vinci di quelli piccoli. E voi capite cosa vuol dire questo? La revisione riporta le politiche sociali in capo allo Stato. Ma guardate, ma questo è veramente la lotteria costituzionale da giocare in questo senso. E sono le cose sulle quali noi dobbiamo decidere il nostro consenso e convincere gli altri, perché queste cose gli altri non nemmeno le citano. Ha ragione Falcomatà, ha ragione Falcomatà, che si gioca al sì e al no come se si giocasse a dadi o peggio. Per quanto riguarda la sanità, ci sarà una rivoluzione grossissima. Io mi occupo di sanità da 40 anni. E io sono veramente fiero di parlare di questa revisione solo e soltanto perché mi dà ragione. Mi accontenta, mi rende felice il capire che finalmente abbiamo l'opportunità non soltanto di godere di LEA teorici. LEA sarebbe il livello essenziale di assistenza. Teorici. Dove si dice tutti godete dell'anestesia, il parto senza dolore. Il problema è che non godiamo di punti nascita, non di parto in dolore. Finalmente con questa competenza, con questa revisione, si realizzano due cose. Rientra nella competenza dello Stato fissare non soltanto il nome dei LEA, perché i LEA sono tre elenchi divisi per tre macro aree che sarebbero la prevenzione, l'ospedaliero e il territorio, ecco, che laddove però nessuno poi stabilisce il contenuto. Quindi la regione incapace, così come è stata la nostra da sempre, a fissare i contenuti, a determinare su quei contenuti e trasformarli in servizi, ha fatto sì che per esempio l'assistenza territoriale sul nostro territorio divenisse inesistente, perché è delegata alla medicina di base, che chiude il venerdì sera il telefono e che quindi si vanno a precipitare tutti quanti nei pronti soccorsi di quegli ospedali che non funzionano, ospedali costruiti male e che quindi oggi i nipotini, il bambino, sta pagando le colpe del bisnonno, che ha costruito a mo' di Peppone un ospedale ogni 10 minuti, ogni 10 chilometri, e ha reso un sistema asistemico. Bene, cosa accade con questa riforma? Si mettono insieme i LEA e l'IVEAS in un unico sistema. Ci si dice non solo fate l'elenco dei livelli essenziali di assistenza sanitaria insieme a quelli di assistenza sociale, perché l'assistenza sociale viene prima dell'intervento sanitario ma viene anche dopo la riabilitazione, quindi diventa imprescindibile che noi abbiamo un livello essenziale di assistenza senza avere l'assistenza sociale in un paese che invecchia notevolmente, laddove c'è molto più bisogno di assistenza sociale di ieri. E quindi dopo 15 anni si realizza questo dato. L'altra cosa che io ritengo importante, qui entra un po', parlando di sanità, la patologia che noi viviamo da sempre. Una sanità che non funziona, e non funziona da tanto, va peggio con 7 anni di commissariamento. Ma va peggio anche perché, ecco, precedentemente, ecco, si è stabilito un criterio di finanziamento alla salute che non era certamente quello che i paesi con maggiore bisogno, ecco, meritavano. Il 2001 cos'è accaduto? È accaduto che è stato introdotto questo federalismo fiscale. Vi diceva lui, ho avuto queste esperienze, ce l'ho ancora sul federalismo fiscale. Bene, quando lavorammo sulla definizione del finanziamento dei servizi, non solo della sanità ma anche dei servizi sociali, quindi il 23 e il 68, individuammo questo nuovo criterio che non è inventato, è copiato, che sarebbero i costi standard, i costi e fabbisogni standard. Che cosa voleva dire? Voleva dire, allora c'era la Lega, vi ricordate, e si è banalizzato il sistema dicendo il costo standard risolve, che si impedisce che la siringa del nord che costa un centesimo in Calabria costa 20 dollari. Non è questo il costo standard. Il costo standard
è la fissazione di una procedura, e questo lo inserisce nella Costituzione, questa revisione, perché quel costo standard e fabbisogno standard fino ad oggi è in una legge ordinaria che abbiamo contribuito a scrivere noi all'Unical, ma non è costituzionalizzato, quindi non può essere eccepito il finanziamento errato avanti la Corte Costituzionale, non può essere eccepito avanti al TAR incidentalmente un riparto sbagliato, e quindi si ha diritto di rivendicare ciò che si spetta. E lo sapete quanto è il grande vantaggio? È che il costo standard è la misurazione di un valore per singola area di prestazione. Cosa dico? Un cittadino vale per prevenzione 1000 euro all'anno, un cittadino vale per assistenza ospedaliera 1000 euro, un cittadino vale 1200 euro per assistenza territoriale. No, un attimo, vale per tutto il paese, solo che si crea il fabbisogno, cioè si moltiplica questo costo standard per il numero di abitanti, però ci sono i parametri di riferimento nuovi con la Costituzione, che non sono più la spesa storica, non è più la semplicità del cittadino, ma sono gli indici di deprivazione economica, quella che è scritto nella Costituzione del 2001. Nel 119 c'è la perequazione, ce ne avremmo diritto a godere di quei soldi che, in assenza dei quali, abbiamo creato il più orribile sistema di finanziamento, che ci ha portato oggi ad essere appesantiti di 300 milioni all'anno di euro di mobilità passiva. Cioè, la Calabria con le sue povertà riesce ad arricchire la ricchissima Lombardia. E voi capite che senza soldi, dicevano, non si cantano neppure le messe. Immaginate se con i soldi si riesce ad aggiustare, a ricostruire un sistema nato male perché è stato fondato su scelte sbagliate di un tempo, gestito peggio da chiunque, e ad oggi che può essere riparato attraverso questo sistema. Io ho finito perché credo che uno, quando ha detto ciò che vuole dire, deve solamente ringraziare gli altri di essere stati attenti ad ascoltarlo. Grazie.